Care druentine e cari druentini, il difficile periodo di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo in maniera altalenante, ormai da un anno sta creando non poche difficoltà. Ne sono penalizzate le nostre attività commerciali e industriali in primis. A sentirne però in questo momento sono soprattutto le famiglie. Sappiate che vi siamo vicini. Nei mesi passati abbiamo cercato di attivarci per contrastare gli effetti del lockdown, investendo molto nella scuola e nelle politiche a favore dei giovani, con progetti di psicomotricità nella scuola dell'infanzia. A breve partiranno corsi di sport all'aperto per bambini, giovani e adulti. Siamo riusciti, grazie a un serrato confronto con l'AS Torino 3, ad ampliare a 2 giornate alla settimana l'apertura del poliambulatorio, e continuiamo a proporre iniziative culturali come la mostra diffusa Semplicemente Donna nelle modalità consentite per l'8 marzo. Ora che la situazione sanitaria si sta aggravando, cercheremo di rispondere a chi, con la chiusura delle scuole, si trova in difficoltà a proseguire l'attività lavorativa o nella gestione della didattica a distanza. Vogliamo essere vicini alle associazioni che siamo certi torneranno ad impegnarsi per condividere con noi le sfide per non lasciare nessuno solo. Serve coesione e solidarietà. Le normative si sono fatte più restrittive e le continue modifiche su cosa si può e cosa non si può fare stanno generando confusione in un clima sociale difficile che si traduce in episodi di vera e propria intolleranza ai quali purtroppo stiamo assistendo anche nella nostra Druenta. Comprendiamo ma non giustifichiamo alcuni atteggiamenti che non fanno altro che peggiorare la già delicata situazione. Restiamo in ascolto dei cittadini per segnalazioni e domande, ma chiediamo maggiore tolleranza. Non dobbiamo permettere che il periodo di emergenza che stiamo vivendo ci divida. Nessuno si salva da solo. Da parte dell'amministrazione, degli organi di polizia locale, dei carabinieri, c'è il massimo sforzo affinché le normative vengano rispettate. I controlli sono stati intensificati e potenziati e nell'interesse di tutti noi far rispettare le regole, però vi chiediamo di essere collaborativi. Facciamo tutti insieme uno sforzo per comprendere la situazione nella speranza che questo difficile momento che ha messo a dura prova il livello di sopportabilità di ognuno di noi finisca presto, consentendoci di tornare a quella quotidianità che ci apparteneva fino a poco di un anno fa. Insieme alla mia giunta e a tutti gli uffici comunali siamo a disposizione di tutti per affrontare con coraggio e determinazione questo difficile momento che sta coinvolgendo tutti noi, nessuno escluso. Insieme ce la faremo.